Torna l'Aragona Lavastese, ma non basta per vincere. I biancorossi in vantaggio con Di Nardo sul rigore si fanno riprendere allo scadere dall'Avezzano in un derby crocevia per la stagione. Tifosi aragonesi che mancavano allo stadio dal 31 ottobre 2021, ovvero dal derby con il Chieti che finì 0-0. Andiamo alla cronaca con le immagini di Edoardo D'Addario. Nei biancorossi rosa al completo per mister Lucarelli, che si affida a un 4-3-3. Torna titolare il giovane Tracchia sulla fascia destra. I biancoverdi di Scorsini, con appena un punto nelle ultime 5 gare, scendono in campo con un 4-4-2. Fuori l'ex di giornata Dos Santos e torna dal primo Zanon in difesa. Pronti partenza e via al sesto, ci provano i locali ma manca la mira e la sfera va alle stelle da posizione favorevole. Al tredicesimo si vede l'Avezzano con Zanon che direttamente da calcio d'angolo rischia di sorprendere del giudice. Il portiere si salva smanacciando. Al ventitreesimo nuovamente aragonesi, Di Nardo tenta la girata con il destro, palla in curva ospite. Mantiene alta la pressione la formazione di casa al 26esimo, sempre Di Nardo, incrocia con il sinistro, pallone deviato che finisce a lato. Al 31esimo episodio dubbio in area biancoverde, De Cerchio viene toccato da Paris, per il direttore di gara il signor Grassi è rigore, questo il rallenti. Sul dischetto va Di Nardo che fa 1-0. Al 41esimo nuovo contatto da Moviola, Sissé entra duro su D'Angelo, ecco il replay, il direttore di gara estrae il rosso diretto per il numero 7, l'Avezzano resta in 10. Al 46esimo sempre Vastese con Nacci che conclude da fuori, si fa trovare pronto Coco che si oppone. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa Scorsini inserisce Dos Santos per Sassarini per cercare di riprendere la gara. Al decimo sale in cattedra Nacci, slalom gigante del numero 7, conclusione dal limite, strepitoso Coco a distendersi e dirgli di no. Entrambi i gesti tecnici meritano il replay. Al 14esimo a provarci è De Cerchio, l'estremo biancoverde si supera ancora chiudendo sul primo palo. Poi conclude Nacci, muro della difesa. Al 17esimo si rivede l'Avezzano con Zanon su punizione da posizione defilata del giudice, si salva. Al 21esimo strepitoso Coco su Nacci che calcia a botta sicura, il portiere in uscita disperata chiude lo specchio. Al 32esimo ancora Vastese, Di Nardo per Busetto, Coco tarantolato alza sopra la traversa. Al 40esimo ingenuità di Di Nardo che commette un fallo di reazione su Negro, il numero 9 prende il rosso diretto, ristabilita la parità numerica. Al 45esimo doccia fredda per i biancorossi, dormita della difesa di casa e Donatangelo da due passi non può sbagliare, fa 1-1. Da qui a fine gara non succede altro, termina in parità il derby tra Vastese ed Avezzano. Biancorossi spreconi e biancoverdi bravi a crederci fino alla fine, anche grazie ad un super Coco protagonista di interventi super che sono valsi il pareggio finale. Sì, in realtà secondo me l'effetto Vastese, cioè l'Aragona c'è stato, perché i ragazzi della curva, i tifosi ci hanno spinto, anche per merito della mia squadra che secondo me ha cercato di fare una partita giusta e importante, l'hanno fatta. In questo momento dobbiamo essere bravi a stare tranquilli e a prepararci per la prossima partita, sapendo di aver fatto una partita importante. Meritavamo decisamente 3 punti, ma non perché la squadra era rimasta in 10, la squadra avversaria, ma perché secondo me stavamo avendo l'atteggiamento giusto. E dispiace perché questi ragazzi, la squadra da quest'anno, da quando ci sono io, prende veramente tante mazzate da questo punto di vista, e io devo cercare di tirarli su, e con la spinta comunque dello stadio, che oggi è stato veramente una cosa importante e ci siamo resi conto che siamo in una piazza importante, cercheremo in tutti i modi di raggiungere la salvezza, perché noi dobbiamo raggiungere questa salvezza. Il cambio di modulo, il 4-3-3, sembra che vi stia aiutando, la Vastese si esprime meglio con questo modo, al di là del risultato di oggi. Ma sì, era già dall'inizio dell'anno che avevamo cambiato delle cose, poi una vittoria in casa, un pareggio a Trastevere, poi non abbiamo giocato col Porto d'Ascoli che ci avrebbe potuto dare un po' di continuità, poi abbiamo perso una partita sanguinosa sempre allo scadere a Roma City, e oggi dire di una partita che non dovevamo vincere purtroppo... È difficile commentare, vi dico, è difficile, però allo stesso tempo il compito mio è quello di tirare su. Comunque in questo momento non è tanto il cambio del modulo, quando l'atteggiamento dei ragazzi qui oggi è stato un atteggiamento giusto, quindi io sono contento. Mister Scorsini, bravi a crederci fino alla fine, soprattutto straordinarie le parate di Coco.
Ma lei mi fa una domanda dove chiaramente per resistere con l'uomo in meno per un tempo era normale che qualcosina il secondo tempo poteva creare in più la Vastese. Il primo tempo, la prima mezz'ora, penso che l'Avezzano è arrivato qua a Vasto per cercare di fare la partita. Avevamo la gara in pugno, non avevamo subito un tiro in porta. Poi nasce l'episodio del calcio di rigore, che non amo mai entrare in merito sull'operato dell'arbitro, dico solo che il nono o il decimo rigore contro in questa stagione mi sembra un'assurdità, e poi c'è l'ingenuità clamorosa di un mio calciatore che ci lascia in 10. È chiaro che sotto di un gol in 10 a Vasto, allo stadio d'Aragona, in una partita delicatissima per la Vastese, ma è importantissima per noi, non era semplice. Io avevo detto ai ragazzi che dovevamo rimanere in gara, dovevamo mantenere e avere la compattezza e crederci nell'episodio fino all'ultimo, perché in Serie D ogni squadra concede qualcosina, anche il Pinedo, che è fortissimo, concede qualcosa, e nel momento in cui anche loro a 5 minuti dalla fine sono rimasti con l'uomo in meno, lì ho creduto e abbiamo creduto di trovare la zampata finale, e così è stato. Penso che è un pari meritato soprattutto per il coraggio dell'Avezzano, soprattutto per il cuore dell'Avezzano, dei miei calciatori. È chiaro, Stefano Coco è stato bravo nel momento topico a fare due grandi parate. Per l'Avezzano un grandissimo girone di andata, nel girone di ritorno le cose non stavano funzionando fino a questa partita, però insomma l'obiettivo resta la salvezza. Ma noi abbiamo fatto forse troppo nel girone d'andata e poco all'inizio del girone di ritorno. La Serie D è fatta di alti e di bassi, noi abbiamo avuto il basso iniziale nel girone di ritorno causato da tantissime assenze, con una rosa ridotta all'osso siamo entrati in un momentino di crisi, però questo è il secondo risultato utile consecutivo, soprattutto farlo in questo modo con l'uomo in meno e soprattutto all'Aragona ci riempie di forza, e penso che il momento buio sia passato.